tutti pronti a soffrire e a gioire in Champions? Immagino di sì. E io osservo soltanto una cosa che mi dispiace. Le tre grandi squadre che ci rappresentano in Europa, il Napoli, l'Inter, il Milan, per arrivare fin qui e per cercare di andare avanti ancora, hanno praticamente annullato la loro presenza in campionato. L'Inter arriva addirittura a perdere, il Milan e il Napoli pareggiano con squadre sicuramente inferiori al loro livello, e tutto questo per vedere se la Champions si avvicina o addirittura arriva. Ecco, per chi ha vissuto tempi belli come me, lontanissimi, del grande Milan che vinceva le coppe, vinceva gli scudetti, e così l'Inter, e così le squadre come la Juventus, che magari di coppe ne vinceva di meno, ma un paio se le è portate a casa. Ecco, tutto questo è abbastanza sgradevole, e mi piace a un certo punto sottolineare le prestazioni di un grande allenatore che non ha una grandissima squadra, la Roma, ma con la quale riesce a tenere una presenza valida tanto in coppa quanto in campionato. Sottolineo il campionato perché terza in classifica non se l'aspettava nessuno. Tutto questo ha una risposta, non è un segreto. Non è un caso che José Mourinho è ancora ricordato come mister triplete. E diciamo la verità, chi rinuncia al campionato per la Coppa, chi rinuncia alla Coppa Italia per il campionato, tutti questi signori che sono comunque illustri panchinari non diventeranno mai mister triplete come José Mourinho, al quale vanno sempre e comunque i miei complimenti.